Siamo nel pieno della stagione delle trimestrali. Dopo le banche è l'ora dei titoli tecnologici. Abbiamo vissuto alcune settimane all'insegna dei rimbalzi. Ora, cosa fare sui mercati? Comprare o vendere? Ce lo dicono i protagonisti di House of Trading. Allora, l'ultima, propongo una carta verde. È una mirror version, a differenza di quella del Nasdaq, rialzista. Perché l'S&P, diciamo, non soffre così tanto l'aspetto tassi, quindi anche se andate a vedere dall'inizio dell'anno o comunque da un po' di tempo c'è questo spread tra Nasdaq, quindi titoli tecnologici, e S&P 500, molti fondi lo stanno adottando come trade di base, diciamo, che offre questo differenziale di rendimento tra la speculazione al ribasso sui tecnologici e un rialzo sull'azionario in generale, diciamo. A livello mondiale penso che soprattutto questi titoli grossi, quindi sopra i 7 billion di capitalizzazione, vedranno comunque evolvere i loro earning per diversi motivi. In primis, l'inflazione, diciamo che sono aziende molto grosse che riescono a ribaltare l'inflazione sui ricavi, quindi non soffrono diciamo questo aspetto, e dall'altro lato sono titoli che operano in tutto il mondo. Se pensiamo, vi do un esempio, che tra i titoli più piccoli dell'S&P 500 troviamo il titolo Harley Davidson, per capirci, che tutti conosciamo, e è fra i più piccoli, quindi la dimensione di queste aziende è tale da avere una scala mondiale, e diciamo il mondo in generale crescerà molto di più di quello che ci aspettiamo, soprattutto lato orientale. Penso che in futuro India e Cina la faranno da padrone, e sicuramente i titoli dell'S&P 500 in questi mercati sono già presenti parecchio. E allora non ci resta che vedere i livelli operativi che ci proponi. Allora, ho messo un buy limit a 4.340, che è l'area, anche qua c'è una forte area di fair value in zona 4.410, quindi aspetterei un ritracciamento più o meno dell'1-1,5% al di sotto di questa area, per comprare una mean reversion sull'area, che appunto costituisce il nostro target, e lo stop in area 4.293, che è un punto anche in questo caso critico, che se dovesse venire sfondato penso che vedremo ancora molti ribassi da quest'area. Ti è piaciuta questa strategia? Bene, iscriviti al canale BNP Paribas, attiva la campanella e rimani sempre aggiornato sulle operazioni proposte dai trader e degli analisti che vedete sfidarvi ogni settimana alle 17:30 ad House of Trading.